è saltato, ma vedremo di rifarlo durante la giornata appena risolverà i problemi di connessione. Sì, tranquillo. Quindi con Gianni Colacione e con John Fischietti avremo parleremo di disabilità. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo spazio è Disabile chi? La domanda è espressa in termini interrogativi. Il titolo di questo appuntamento guarda, dice, in un certo senso, ha in sé il focus di quello che mi piacerebbe fosse il tema di questo spazio, e cioè chi è il vero disabile? Chi è affetto da disabilità, oppure lo Stato, le burocrazie, noi stessi che non rispettiamo in primo luogo i diritti dei disabili, ad esempio quando occupiamo uno spazio riservato, un parcheggio riservato ad una persona disabile. Allora, vedo Gianni Colacione in collegamento, anche video, quindi facciamo vedere anche Gianni, la mettiamo subito in 3D. Eccoci qui Gianni. Allora, chi è il vero disabile, ciao. Gianni? Disabile chi è il titolo di questa rubrica? Chi è il vero disabile? Ma qui è una domanda, diciamo, difficilissima, a cui rispondere è difficilissimo, perché si potrebbe partire dal concetto di diverso. Chi è il diverso? Chi è la persona che... Mi sentite? Sì, benissimo. Ah, perfetto. Chi è il diverso? Chi è la persona rispetto che si pone nella normalità? In realtà io parto dalla definizione di eguaglianza di tutti gli uomini, indi per cui forse è diverso colui che pensa che gli altri siano diversi da se stesso e si pone al di fuori di una eguaglianza totale. Poi ovviamente a parità di diritti abbiamo una differenza di potenzialità. Questo purtroppo è fisiologico, come accade sia per problemi fisici che psichici, ma per qualsiasi tipo di attività. Il disabile in Italia gode, come spesso accade, di grandi protezioni teoriche, legislative, con grandi dichiarazioni di principi, come un po' spesso accade in molti settori in Italia, ma che poi nella pratica si risolvono purtroppo in grandi fallimenti, in negazioni di diritti che poi danno adito a emarginazione vera e propria, insomma, ecco. Quindi il disabile, insomma, un pochino è una persona che viene emarginata per vari motivi. Se vuoi continuo, se oppure possiamo, non so. Assolutamente, no, la cosa che mi interesserebbe, quindi la domanda a questo punto, disabile chi? Lo Stato è disabile secondo te, rispetto alle politiche per i diritti delle persone disabili? Lo Stato, più che disabile, è completamente non rispettoso della legge, quindi in qualche modo, non so come vogliamo chiamarlo, ma è come questo, come in tanti, non voglio, ecco, farne una priorità assoluta, come in questo, come in tanti altri settori, è uno Stato illegale che viaggia nell'illegalità più totale. Io mi sono premunito, ecco, soltanto, magari, ecco, vorrei soltanto citare su questo argomento una dichiarazione di principio importante che sta sulla legge 104, è una legge quadro sull'handicap, in cui appunto sul primo articolo in cui si parla di finalità e si dice che la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana. È una cosa meravigliosa. E i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Un Ecco, libro dei sogni. il libro dei sogni, infatti il disabile, diciamo, come individuo, è una persona che può cadere, è vittima di discriminazioni in questi settori, perché purtroppo ha delle attività, delle deficienze da un punto di vista prassico, manifeste spesso. E sono appunto la famiglia, perché spesso nella famiglia, purtroppo l'Italia si basa sulla famiglia, la famiglia è ammortizzatore sociale, erogatore di servizi e tutte queste cose, e poi si lega anche al discorso dei malati, delle persone che devono essere assistite, eccetera. Quindi il disabile purtroppo, se non è assistito in famiglia, o un disabile single praticamente è una cosa non ipotizzabile dal legislatore, non esiste.
Nella scuola, ovviamente, il disabile in qualche modo, stante per fortuna la pacifica acquisizione del diritto che vi deve essere integrazione e quindi il rifiuto delle classi diciamo separate, di un discorso separatista per il disabile, ma deve essere appunto l'integrazione, nella scuola purtroppo per carenza palese di mezzi, che spesso è carenza di finanziamenti, di mezzi apprezzati di questo tipo, non certo di previsioni legislative, la discriminazione è continua ed è sempre crescente, nonostante le dichiarazioni di intenti che sono sempre magniloquenti. Nella società, ovviamente, io mi metterei nella posizione, appunto, come disabile di utente. Il disabile dovrebbe essere un utente almeno di parte dei servizi pubblici che lo Stato predispone per lui. Io dico una parte perché certo non pretendo, nessun disabile pretende per esempio di poter usufruire di cose che non può, di attività apprestate che non può svolgere, però di cose perché sempre sulla carta sono apprestate per lui. E soprattutto per quanto riguarda l'edilizia, per quanto riguarda le barriere architettoniche, è assolutamente increscioso e ripugnante vedere e assistere alla crescita e alla nascita di edifici, di servizi pubblici moderni, quindi progettati anche da insigni, è inutile fare i soliti nomi, insomma, soliti architetti che girano, che alla fine, dopo miliardi spesi, varianti, anomale, il calpestio completo magari dei principi di urbanistica e rispetto dell'ambiente, non hanno neanche rispettato un totale abbattimento delle barriere architettoniche, che sono, attenzione, non è soltanto la possibilità di far andare la carrozzina, perché il disabile non è soltanto quello che sta sulla sedia a rotelle. Probabilmente quella è anche una minoranza dei disabili, perché il disabile che sta su una carrozzina a rotelle assistito, deve essere assistito da qualcuno, ha la possibilità in certi casi di accedere perché ci sono le passarelle, eccetera. Ma disabili, c'è anche un'altra popolazione intera di disabili che non esce di casa, che vive la sua disabilità all'interno delle mura domestiche, che si pensa che non esista per questo, perché non li si incontra, ma che in realtà non può accedere a una serie di servizi pubblici. Perché per esempio, adesso faccio un esempio che a me sta molto a cuore vivendo a Roma. Intanto è tutto chiaro, il segnale arriva tutto bene? Sì, si sente benissimo Gianni, vai tranquillo. Non vorrei fare un comizio che... No, sei tranquillo, io non ti stavo interrompendo, anzi già che mi hai interrotto, sì. Ti sei interrotto da solo, anzi. Sì, c'è una domanda che arriva dalla chat, che la fa Barbie. Materialmente come si organizzano i disabili con le carenze legislative? Come si fa con le carenze legislative materialmente? Come si fa materialmente? Materialmente la prima entità che sopperisce purtroppo è la famiglia. Quindi per chi ha dei genitori che anche lì devono essere in qualche modo abili e arruolati, ma anche lì poi dopo vivono la frustrazione che l'anagrafe poi dopo li renderà impotenti necessariamente e fatalmente nell'aiutare un figlio, nell'aiutare un nipote, e quindi si vive anche con questa frustrazione, o mogli o figli, ma insomma sempre a ricasco di qualcheduno. Il disabile, tra altre cose, ha anche le obiettive difficoltà nel protestare. Oggi vediamo disoccupati che si arrampicano su le gru, che sul Colosseo qui a Roma, che si buttano dai ponti, giustamente per cercare di attirare l'attenzione su dei casi drammatici. Il disabile purtroppo queste cose non le può fare, e quindi è una voce che dovrebbe riuscire a oltrepassare anche le barriere diciamo mediatiche, però bisogna trovare qualcuno che gli dia udienza. Questo esempio di TV Radicale spero che possa servire anche a questo. E sicuramente adesso quello di oggi, abbiamo già detto, è un numero zero, no? Però già stiamo affrontando, abbiamo toccato dall'inizio della giornata, prima il tema della cannabis terapeutica, poi la questione
Abbiamo visto la rassegna stampa fatta da Marco Marchese sulla questione dell'operazione crimine che ha portato all'arresto di più di 300 persone per sospetta collusione con l'Andrangheta. Quindi stiamo facendo una sorta di panoramica su vari temi, proprio perché questo numero zero ci serve a testare tutta una serie di cose. Però sicuramente lo spazio per parlare di disabilità deve esserci su TV Radicale e deve essere anche uno spazio importante, a mio avviso. Sì, io volevo aggiungere tanto per concludere questo discorso e parlare, ho tenuto appunto giusto in fondo il discorso lavoro. Ovviamente oltre alla famiglia, oltre al discorso disabile utente sociale, anche il discorso nell'ambito lavorativo è un discorso che è praticamente negletto al disabile. Che ripetiamo, non è soltanto quello che sta sulla sedia a rotelle, per cui non basta una postazione, un luogo che sia accessibile con la sedia a rotelle. Molti disabili hanno una deambulazione difficoltosa per vari motivi, ma che non stanno ancora sulla sedia a rotelle. E quindi, ecco, questa qua è una cosa che vorrei anche citare perché è un'esperienza personale. Una lotta che potrebbe essere intanto sicuramente di progresso senza ombra di dubbio, perché è una cosa che è già percorsa in altri paesi europei, e sarebbe quella di far di proporre e di facilitare a livello legislativo il sistema del telelavoro. Il sistema del telelavoro è un sistema, come adesso in questo momento noi siamo la dimostrazione vivente, cioè con una connessione ADSL, con una DSL rapida e con un computer si possono fare praticamente tutti i lavori che si possono fare, o quasi tutti, insomma, su una scrivania di un ufficio. Il tutto sta ad organizzarsi e sapersi organizzare. Peraltro, il sistema del lavoro oggi, in Italia siamo sempre ovviamente indietro, ma negli paesi europei, per esempio anglosassoni, è organizzato proprio da un punto di vista di organigrammi interni con sistemi di progetto. Tutto quanto è organizzato a progetto, sicché anche l'importanza della supervisione, della presenza fisica di qualcuno che sia lì non è più determinante, ma poi accendo soltanto a quello che potrebbe essere il progresso, nel senso da un punto di vista economico, per il datore di lavoro che non deve più stare a badare a una sede aziendale, per il traffico. Insomma, il telelavoro sarebbe una soluzione per tante risposte, anche per l'integrazione nel lavoro del disabile. Ok, intanto stavamo seguendo in chat Gianni, una discussione portata avanti, iniziata anzi da Americano, il quale prima dava un concetto di disabilità. Vediamo in che misura tu puoi essere d'accordo con questa definizione di disabilità. Disabile chi è sprovvisto di una determinata abilità, può averne sviluppate altre, ma con riferimento alla prima è un disabile. E poi dice ancora Americano, chiamare diversamente vedente un cieco è un'oscenità. E diciamo che sì, no, di questa affermazione. Guarda, io sono una persona che relativizza un po' tutto. C'è un proverbio che adesso non so se si utilizza qui a Roma, si dice in terra di ciechi chi è orbo è fortunato. Disabile può anche essere una persona che ha tutte le sue attività fisiche perfette, ma che in una data circostanza non sa come agire. Cioè, è tutto molto relativo, insomma. Sì, è vero, fisicamente, ovviamente il non vedente è chiamato cieco, adesso non sento che credo che possa essere, per anni è sempre stato chiamato così, poi questa specie di restyling di lessico, tanto per far vedere che si è più o meno rispettosi, come appunto... È quasi un'ipocrisia, giusto? Sì, decisamente, cioè, il cieco è cieco, lo chiamano non vedente, ipovedente, sono una sorta di mode, insomma, la sostanza è quella, insomma. Io, tra le altre cose, disabile proprio perché vive questa sua disabilità nell'ambito in cui può fare, sicuramente si sente portato e stimolato a dare il più possibile, proprio perché vuole in qualche modo dimostrare, vive, diciamo, questo suo, purtroppo anche una colpa, perché in realtà si vive anche come una specie di colpa, perché si pensa di essere un peso, per dimostrare di non essere. Quindi da un punto di vista produttivo spesso si è anche più produttivi se vengono apprestati dei semplicissimi strumenti alla portata
alla portata di tutti, insomma, basta sapersi organizzare. Poi gli strumenti legislativi ci stanno, alla fine diventano soltanto appunto una questione di organizzazione, organizzazione del lavoro. Per esempio, fare dei sedili negli autobus più ampi, oppure, e per esempio, stavo appunto dicendo, accennando all'auditorium, è costato a Roma miliardi, eppure chi è disabile come me, che sono una persona disabile o affetta da obesità esasperata, diciamo, drammatica, però se momente volendo io potrei andare, ma io non potrei sedermi, ma con lì come nei cinema, come in qualsiasi altro, nel 99% dei locali pubblici, a meno che con i giardinetti, con la panchina, perché ci sta questa formattazione per cui, ecco, i luoghi dove ci siede devono essere un tot centimetri. E non si pensa, magari ci stanno sì, ma le passerelle per le sedie a rotelle, eccetera, ma non è soltanto quello, c'è anche altro, insomma, ed non è difficile, non ci vogliono delle, diciamo, dei cervelli o dei premi Nobel per capirlo. Io quello che mi, come cittadino, ecco, non come disabile, perché poi dell'auditorio posso fare benissimo a meno, come cittadino quella cosa che mi ripugna è il pensiero che una cosa costata così tanti milioni di euro, che si è protratta una costruzione nel tempo per tantissimi anni, hanno interpellato architetti insigni famosi nel mondo, eccetera, non è possibile che non si sia pensato che insomma anche si sia interpellato qualcuno che abbia dato questa indicazione, oppure è ripugnante pensare che per far entrare più gente nella sala, diciamo, dell'auditorium, nelle varie sale, meglio fare le sale più strette per poter fare entrare più gente anziché farle più larghe e più comode, però poi dopo sarebbe stata meno gente e quindi meno biglietti. Ma è un discorso appunto questo qua che si potrebbe anche fare per i trasporti, per i viaggi, per gli aerei. Volevo farti una domanda, Gianni. Sì. Diciamo, rispetto alla quale anch'io ho una risposta. E la domanda è questa: in che misura un disabile è disabile perché non accetta se stesso, la propria disabilità? Dunque, sì, è un questa è, è una domanda molto intelligente, molto, molto acuta. Io penso che qui bisogna in qualche modo differenziare almeno due percorsi, cioè c'è il disabile che nasce disabile e il disabile che diventa disabile. Il disabile che nasce disabile purtroppo non ha mai conosciuto una situazione di abilità, come il non vedente che non conosce i colori, che non conosce la luce, che non conosce il mondo visivamente. E in qualche modo fin dall'età più tenera, che è quella più formativa, è quella che dà più strumenti di apprendimento e di adattamento, perché l'adattamento è la prima dei segnali di intelligenza, riesce in qualche modo a vivere nel mondo dei diversamente abili. Il disabile che diventa disabile, lì purtroppo è un percorso diverso, perché chiaramente gli viene tolto qualcosa che tutti quanti hanno, viene sottratto a lui la possibilità di approcciarsi col mondo come tutti gli altri, e diventa il famoso diverso. Diverso sia perché dove poi tra le altre cose c'è una vecchia idea: dove c'è disabilità fisica necessariamente c'è anche disabilità psichica. Il famoso proverbio mens sana in corpore sano, secondo me è una delle più grandi fonti di discriminazione, perché dove c'è un corpo insano non capisco perché ci debba essere anche una mente insana. In questo modo si delegittima tutti coloro che non hanno un corpo sano nel pensiero, e quindi si sentono, quando parlano, dice vabbè, ma tanto parla il disabile, quello o c'ha problemi suoi o deve andare in analisi per tutta la vita o ce l'ha col mondo intero. E quindi probabilmente più si fa questo discorso, più il disabile cade cioè più c'è ghettizzazione, più chiaramente poi il disabile si sente ghettizzato, ma non è un'autoghettizzazione, insomma. No, ma è appena ciò nasce la non accettazione di sé, molto spesso. Ecco, nel caso appunto, come dicevo, sì, del disabile, infatti, che diventa, sì, chi diventa disabile, sì, si può arrivare a questo, sì,
non accettarsi, non... purtroppo è un percorso psichico difficoltoso, è un discorso che io penso che però sia anche molto influenzato, dal, come tutte le cose, d'altra parte, dall'ambiente in cui si vive. Se c'è un ambiente che in qualche modo è favorevole, che in qualche modo ti agevola, ma non perché ti fa la carità, ti agevola perché esatto. Intanto è un tuo diritto, perché sei un essere umano, sei un individuo e come tutti quanti hai il diritto a tutte le cose che hanno gli altri, e poi umanamente, per solidarietà umana, nel senso che come all'affamato dai da mangiare, perché è una forma di solidarietà umana, ma non è che fai carità. E così alla persona che magari gli serve una mano gliela dai, senza farlo sentire un minus abens, insomma, ecco. E quindi in questo, ecco, l'ambiente influisce molto. Se l'ambiente senz'altro è lontano da il primo ambiente è la famiglia, penso, che partendo dalla famiglia e quindi dagli input che si hanno, perché se la famiglia tende a nascondere la disabilità o a farla vedere come qualcosa di tenere nascosta, sì. Tenere nascosta, e allora già da lì nascono poi per la persona le sicurezze, sì. E tutto il resto. Purtroppo l'Italia... Anche io parlo per quella settore... che è la mia esperienza, insomma. No, hai perfettamente ragione. L'Italia vive anche in questo settore, purtroppo, nei vari chilometri di lunghezza in cui si staglia da nord a sud, più si scende e più si ha una mentalità retrograda, per cui la disabilità vi si vive come una vergogna. È una vergogna per il singolo, che ovviamente si deve vergognare di essere nato così, quando si tratta della nascita, e nella famiglia diventa una colpa, e si è letto molto spesso di disabili che sono stati internati per una vita intera, per paura che le famiglie che la famiglia appunto dimostrasse che ha in sé qualche magari patrimonio genetico strano. Poi non ne parliamo quando la disabilità è psichica, i famosi matti. Lì veramente, ma questa è frutto di una mentalità spesso anche bigotta, in qualche modo influenzata anche da certi costumi un po', sì, bigotti, clericali, non c'è niente da fare, è una cultura soprattutto nel meridione sarà molto influenzata in questo senso, e quindi ci sta una sorta di vergogna, e quindi la ghettizzazione parte dalla famiglia. Dalla famiglia a cui il disabile comunque sia in questo paese affidato, come è affidato il disoccupato, perché la famiglia fa da ammortizzatore sociale, a tutto come è affidato il malato, che nell'ospedale o c'è il medico di base o ci sta l'ospedale con il ricovero. In mezzo chi c'è? C'è la famiglia, non ci sta nessuna una struttura intermedia. La famiglia purtroppo è terribilmente al centro e perno di tutta la nostra società. La famiglia intesa sempre come la famiglia ortodossa, padre, madre, figli, sposati, in chiesa, ok? E non è l'individuo che, a prescindere dalla sua famiglia, dovrebbe avere la possibilità di approcciarsi e di accedere a ciò che, insomma, la società assicura a tutti quanti, ma gli è negato, insomma, ecco. Quando si va negli ospedali, una persona, per esempio, già ammalata di per sé, oltre ad essere disabile, non lo so, ti dicono subito: si faccia accompagnare se uno c'ha qualcuno che ti accompagna, ma se uno, insomma, è singolo o sta da solo, ma da chi si deve accompagnare? Uno in un ospedale si dà per scontato che ci sono delle persone che non sono, che hanno qualcosa che non va, e dovrebbe pensarci una struttura, non certo la famiglia. Ma la famiglia purtroppo è al centro un po' di tutto, per tutti. Gianni, dimmi. Arrivano delle sollecitazioni dalla chat, se me lo consenti, io farei così: visto che alle 14 è previsto il collegamento con John Fischietti, facciamo, sì, prima un collegamento di 10 minuti, un quarto d'ora solo con lui in audio video, e poi magari la conclusione la facciamo tutti e tre insieme, io, te e John in audio, tutti e tre in audio. Sì. Ti volevo proporre, magari adesso io metterei l'immagine piena la tua immagine come immagine piena a tutto schermo, e 10 minuti è drammatico con la chat. Sì, sì. Ecco, e dovresti leggere da solo le domande. Sì, 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 sì.
e quindi interagire te, fare una conduzione te per i prossimi 10 minuti, se non ti dispiace, così io vado va bene. A magna, no, certo. Ve lo dico, vado a magna. Va bene, va bene, va bene. I miei 130 kg scompaiono, devono mantenere la linea, abbiate pazienza. Allora, no, no, infatti, no, no, per carità. Do la parola a Gianni, che farà la conduzione con il filo diretto alla chat. Già parte Claudio Scaldaferri, che parte proprio dal tuo esempio sul telelavoro. Ci rivediamo tra 10 minuti e un quarto d'ora. Va bene, va bene. Allora, io sì, ci sta Claudio, appunto, che mi sollecita sul dunque disabilità come conseguenza tecnica, anche sulla quale si è fatto si fa il benessere delle nostre economie. Il telelavoro è una cosa che è praticata nei paesi anglosassoni già da tempo, non necessita altro che di una DSL, però anche qui io in qualche modo godo delle poche privilegi che si ha stando in una grande città, è quello di avere un internet efficace, insomma, più o meno abbastanza efficace. Dobbiamo sempre ricordarci che a scapito di questo, cioè, come rovescio della medaglia, ci sta tutta la popolazione italiana che vive in zone rurali, ma anche nelle province, che purtroppo accede a internet, a un internet rapido o accessibile, insomma, soltanto con il mobile, cioè con la rete, diciamo, dei telefonini, dei cellulari, e che non è spesso sostenibile, che per dichiarazione stessa, diciamo, di alcune autorità nel campo è sovraccarica. Quindi ormai credo che siamo arrivati al, tra virgolette, capolinea per quanto riguarda la possibilità di sopperire alla carenza di una rete internet decente con il mobile. Necessita senz'altro un avanzamento, ma qui occorrerebbe un ceto politico minimamente lungimirante. A questo punto non c'è da assicurarsi qualche multa dell'Europa che possa sollecitarli. Allora, ma il telelavoro in teoria dovrebbe avere poco a che fare con la disabilità, in teoria, perché se lo contestualizza i rischi di venire una ulteriore forma di integrazione domestica. Questo sì, questo è vero, però Gianni, io non so tu dove vivi, nel senso in quale città d'Italia, se stai in Italia. Ti posso parlare della mia esperienza, Udine, della mia esperienza di Roma. Io ho trovato la fortuna, ho avuto la fortuna di trovare un'azienda che mi dà la possibilità di lavorare con telelavoro. Io quando mi hanno avuto appunto un colloquio per poter fare un corso, eccetera, per abilitarmi a questo, a insegnarmi come dovevo utilizzare i software opportuni, mi sono spostato e sono andato in sede. E questo io l'ho fatto 2 giorni e ho messo 2 ore per andare e 2 ore per tornare, più le 6 ore che sono stato lì, con parte il notevole sforzo fisico, che, ma è assolutamente non sostenibile una cosa simile. Purtroppo in questa città, che è un'enclave di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di persone, gli spostamenti sono, ma anche per le persone abili, sono una cosa terrificante. Ci sono delle persone che si fanno quotidianamente un'ora di macchina nel traffico e arrivano sul posto di lavoro distrutti. Il fatto di poter lavorare da casa non è detto... aspetta che leggo, voglio dire che è comodo per tutti... Certo, infatti, cioè la possibilità, il lavoro non è il scopo della vita, è uno strumento per vivere. Cioè io lavoro, mi risparmio lo stress e poi la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, è una cosa assolutamente... Io quelle 2 ore le ho percorse in macchina, quindi con i mezzi pubblici sarebbero state forse 3, perché sono dalla parte opposta di Roma. Ma il lavoro mi dà la possibilità di percepire uno stipendio con il quale puoi vivere, con il quale puoi girare, poter accedere a un concerto, poter pagarmi il biglietto, poter pagarmi i mezzi specifici per la mia disabilità per poter uscire.
E questo, cioè, non è un modo per dire io lavoro, se abito e vivo a casa perché lavoro a casa. Sì, ci sta. Io invece di uscire la mattina, come tutti quanti fanno per andare al lavoro, mi vesto e mi metto davanti al computer. Si è probabilmente più sedentari, però in realtà a che cosa si rinuncia? Io per quanto riguarda sempre Roma, sto parlando, si rinuncia a un viaggio in andata e ritorno di stress intenso, consumo della vettura, benzina, inquinamento, la contribuzione a un traffico impazzito della città, quindi a paralizzare, si contribuisce a paralizzare la città, e quindi devo dire la verità, sarebbe un progresso veramente sociale, io intendo, almeno come sempre, dare la possibilità di scelta, perché noi siamo sempre pro choice, cioè la possibilità di fare come di poter scegliere tra due opzioni, pensando che ci sono anche indubitabili vantaggi anche da parte dei datori di lavoro, perché insomma una sede è sempre una fonte di spesa, quindi insomma penso che sia una, aspetta che leggo, no, ma infatti il telelavoro è una cosa, è un progresso che incidentalmente va a vantaggio del disabile, ma è ovvio che rientra in un sistema moderno e avanzato di organizzare il lavoro, ma questo appunto basta viaggiare un pochino, penso che tu avrai la possibilità di farlo, stando anche girando il nord Europa, c'è la possibilità di una moderna organizzazione del lavoro che ovviamente qui manca, qui noi stiamo ancora appresso a un chiamiamolo imprenditoria, a un capitalismo tra virgolette, che sta ancora appresso alle spese di rappresentanza, alla sede, ai macchinoni, tutte risorse sottratte ai mezzi per produrre profitto. E questa è la cosa, una cosa diciamo che è un capitalismo, credo, dal primo Novecento, insomma siamo ancora veramente a, ma neanche, insomma neanche si può chiamare capitalismo, insomma è una cosa veramente antiquatissima. Quindi in questa ottica una nuova moderna organizzazione del lavoro sarebbe senz'altro un progresso di tipo sociale indubitabile, che incidentalmente andrebbe anche a vantaggio del disabile. Allora, leggo Barbie, ma è proprio una scelta tra parentesi indotta. Ma guarda, io ecco la parola sullo scenario della parola diversamente abile come disabile. Io non temo le parole. Per me le parole hanno il significato che stanno che sta sul vocabolario, senza connotati aggiuntivi sociali. Se io devo parlare di razza, parlo di razza, nonostante ci sia stato Hitler che abbia poi dopo dato questo connotato terrificante a questa parola. Se io voglio parlare di disabile o di handicappato o portatore di handicap, insomma io do molta importanza al contenuto anziché al contenitore, sicché poi le epoche, ecco, diversamente abili, disabile, handicappato, ognuno tira fuori la parola che più gli conviene, che più lo fa star bene, che più conosce. Il problema sono i concetti. Il concetto è che praticamente da un punto di vista legislativo c'è tutto, ma poi lo Stato viaggia nella totale illegalità. Come in questo settore, come in tanti altri. D'altra parte non vedo perché l'Italia dovrebbe fare eccezione in questo settore. Mi dice John, il diversamente abile è un'invenzione tutta italiana. Penso sia meglio usare i temi usciti da anni da definire, sì, ma senz'altro. Non vedo perché, ma probabilmente adesso diversamente abile proprio uscirà di moda, li chiameranno in un altro modo, oppure con l'intenzione o la ipocrisia di sopravvalutarli, li chiameranno super abili, perché si dice sono più abili degli altri.
è una questione di politically correct che purtroppo nel tempo poi dopo viene smantellata dagli usi e dalle tradizioni e dal linguaggio, insomma, ecco. Persona con disabilità, sì, persona con disabilità. Io poi, tra altre cose, essendo un pigro di nascita, se posso utilizzo sempre dei concetti sintetici, quindi già persona con disabilità so tre parole, e poi con sto caldo mi dà anche, quindi disabile va benissimo, handicappato, portatore di handicap, quello che è, insomma, il problema non è certo come si, anche perché insomma chi è suscettibile, chi se la prende per certo tipo di espressione anziché invece dalla constatazione di una realtà che è veramente discriminante e che è veramente drammatica, insomma, pensare che uno se la possa prendere una cosa simile mi sembra una pochezza d'animo, ecco. Sì, le parole pesano, sì, se date contento offensivo, sì, è chiaro, se date contento offensivo, anche diversamente abile, a seconda del modo con cui si usa, dell'espressione, della inflessione che uno ci mette, può anche essere quello offensivo, ma è come dire, ecco, come quando si parla delle persone di colore, o dei negri, o degli afroamericani, ognuno tira fuori, sono persone di colore, sono negri, ma io insomma non credo che poi, ecco, bisogna vedere a quella definizione poi che verbo e che complemento poi dopo seguono, cioè che concetto segue la parola, insomma. Allora, mi dice Barbie, giusto Gio, sì, ma perché bisogna dare per forza una definizione? Ma io credo che allora, ma necessariamente essendo che una differenza da un punto di vista fisico c'è e potenziale, perché non tutti noi i diversamente abili non possono fare quello che fanno gli handicappati, i portatori di handicap, insomma noi non possiamo fare ciò che fanno gli altri, è chiaro che siamo una categoria. Siamo una categoria. Autoghettizzarsi è diverso. Siamo una categoria umana, su questo siamo d'accordo. Ma siamo sempre individui e esseri umani come tutti gli altri. Quando ci si autoghettizza si comincia a fare l'enclave e siamo noi contro il mondo. Allora veramente diventa una cosa un po' triste, perché poi dopo ci stanno i luoghi per i disabili, la cultura dei disabili, non lo so, la letteratura per disabili, gli spettacoli per disabili, e un pochino io adesso non so, adesso non ci sta, non so, vado un po' fuori tema, un po' quello che si parla, che accade con i gay. Allora ci stanno i gay, che cosa sono? Sono individui che hanno, a mio parere, un gusto sessuale loro, di cui a me tra altre cose non interessa. Oggi si fa, è moda fare outing, ognuno con il suo nome e cognome prima del codice fiscale dice io sono etero, oppure sono gay, oppure vado con i trans, oppure non lo so, insomma ognuno tira fuori il suo gusto sessuale e ci si ghettizza con queste definizioni, e quindi i gay hanno i luoghi di cultura omosessuale, i libri di letteratura omosessuale, i locali di frequentazione omosessuale, questi tutti secondo me modi di autoghettizzarsi, è un po' una cosa simile anche per i disabili quando si autoghettizzano. Peraltro, per quanto riguarda, adesso andando un pochino fuori tema, ma insomma poi ne possiamo riprendere con gli altri anche a parlarne, appena per quanto riguarda gli omosessuali proprio non ci sarebbe nessun motivo, perché una persona che sia omosessuale non è che c'era scritto in fronte, cioè uno lo deve esplicitare e allora il mondo lo viene a conoscenza. Un disabile purtroppo non deve esplicitarlo, perché spesso c'era scritto nel DNA e nei suoi ma la volontà di trovarsi tra simili, e tu dici John, siamo tutti uomini. Se si sta meglio, è come quelli che dicono io sto meglio con gli animali perché gli animali non tradiscono, oppure con certe categorie umane anziché con altre. A mio parere, io almeno per me personalmente,
vuol dire non saper stare con gli esseri umani, con gli individui. Se concorrono più fattori diventa complicato quale far prevalere, ad esempio un disabile, e omosessuale che si occupa di cabala. Internet infatti serve anche a questo, senz'altro. E poi su internet, ecco, infatti è la riprova del fatto che si può interagire e si può socializzare il disabile con tutti gli altri e non sono necessari luoghi di cultura per disabili, per invalidi o per portatori di handicap, come anche l'omosessuale interagisce con tutti e non servono, perché non è molto... No, non ho visto questo film, Il mondo dei replicanti. E quindi ecco, le enclave a me non piacciono, purtroppo le autoghettizzazioni non piacciono. Io credo che gli uomini debbano stare con gli uomini tutti quanti, e se ci si rinchiude, perché siamo tutti individui e tutti diversi, il capirsi tra persone che hanno lo stesso tipo di problema, sì, probabilmente sì, ma non vedo perché preferire nei propri approcci, nella propria relazionalità, per questo motivo preferire appunto una platea di persone che tutte hanno il tuo problema o che comunque hanno un certo tipo di problema, perché i normodotati non sono alla portata dei disabili, perché nella relazionalità, insomma, ecco. Allora, la stessa visione del mondo. Il disabile, quando comincia nella sua disabilità a far prevalere la sua disabilità e a farsi proprio di una visione del mondo sua propria, determinata dalla disabilità, beh, penso che sia una sconfitta, perché la visione del mondo è propria di un cervello che sta in un corpo spesso non abile, come potrebbe stare nel corpo di una persona che è abilissima. La visione del mondo è una cosa, è una visione del mondo, diciamo, è una visione della vita, sono delle cose così importanti che ci danno un po' l'input per agire, per relazionarci, okay, che secondo me sono troppo importanti per essere, o forse la mia disabilità è troppo piccola cosa per poter influenzare il mio pensiero su questo. È una cosa che, per quanto appunto mi influenzi la vita intera, mortifichi spesso, ma il pensare che influenzi la mia visione della vita è voler dire, allora è vero che nella mens sana c'è il corpo sano e nella mens insana c'è il corpo insano. Cioè, nella persona che è disabile ci deve avere una visione della vita diversa da una persona che è abile. Diversa sì, perché è un altro individuo, ma non perché è disabile. E in questo senso rifiuto, niente, sono opinioni molto personali. Anche dunque, allora, sto leggendo la chat. Io ho fatto questo paragone con i gay, non vorrei far esplodere un putiferio, per carità. I fattori discriminanti, perché devono valere i fattori discriminanti? Adesso faccio un esempio. Quando negli Stati Uniti, nell'America, diciamo, degli anni 50 era in vigore un apartheid, in pratica una segregazione razziale. Nel tempo, chiaramente, questa cosa per fortuna è andata riducendosi sempre più. All'epoca, in certi luoghi, essere di colore era una disabilità. Era una disabilità. Poi, stranamente, è cambiato. Cioè, non stranamente, è cambiato, quindi vuol dire che questo non è un valore assoluto. E quindi la visione del mondo delle persone è tutto relativo, poi è relativo ai tempi, ai modi. La visione del mondo è una cosa che deve andare a prescindere.
non perché vi era in vigore la segregazione razziale, era giusto pensare che le persone di colore in certi ambienti dovessero rimanere così segregate per sempre. Ecco perché dico che non bisogna far influire e far prevalere sui propri comportamenti umani il peso di quella che è una disabilità o una situazione accidentale, per quanto estremamente penalizzante nella vita, però è una situazione accidentale. Martin Luther King, Malcolm X. Soprattutto perché è prevalso Martin Luther King, perché poi, appunto, come io prima ho sfiorato il discorso anche religioso influisce in questo. Noi dobbiamo ricordarci che la Chiesa cattolica romana negava il battesimo fino a qualche tempo fa a tutti coloro che non avessero delle fattezze umane da un punto di vista una certa ortodossia, una normalità. Non erano battezzabili, cioè non erano figli di Dio, secondo loro erano, non so, dei rifiuti umani, erano qualcosa che doveva essere a questo punto si avallava il comportamento che si dice avessero gli spartani, che buttavano a mare i neonati non in perfette condizioni. Infatti, appunto, ictu oculi. E allora, appunto, dicevo questa cosa qui, il discorso religioso certe volte influisce sia nell'integralismo cattolico sia nell'integralismo islamico, appunto parlavamo di Malcolm X e Martin Luther King. Anche in questo settore, devo dire, io non sono uno che ha degli idoli, però in questo settore i paesi anglosassoni, l'Inghilterra in particolare, per quanto riguarda disabilità, è riuscita ad avere degli approcci, secondo me, più laici. Noi qui, come ho accennato prima, sul discorso disabilità, ma come cultura nelle famiglie, non abbiamo ancora conquistato un approccio laico. C'è sempre, appunto, si vive la colpa, si vive la tentazione di occultare perché è brutto che si sappia, perché è mal costume, perché è brutto, che poi è brutto a vedersi, poi alla fine diventa, appunto, uno disabile, vive da questo tipo di colpa. E in questo, appunto, c'è molta parte anche, come dicevo, di una certa retriva cultura cattolica e bigotta. Vedo che è tornato Roberto. Sì, ciao Gianni, io ho seguito l'ultima parte della tua conduzione. Sì, io ho fatto degli excursus anche per quanto riguarda i gay, cioè mi sono veramente allargato un po' come il mio costume nel discorso. La cosa bella che contraddistingue tutte le diversità è l'autoironia, no? Quindi se non esistesse l'ironia e l'autoironia, questo mondo sarebbe morto. Ok Gianni, se sei d'accordo, io sospenderei un attimo il collegamento con te. Va bene. Un collegamento in video con John Fischietti. Sì. E poi magari le conclusioni le tiriamo tutte e tre assieme negli ultimi 5-10 minuti. Va bene? Certamente. Va bene. Ok, allora torno in collegamento io, chiudo la comunicazione con Gianni Colacione e contattiamo John Fischietti, che è responsabile, non so che carica abbia, ce lo dirà subito John, nel Movimento per la Vita Indipendente. Ciao John. Ciao John, perfetta visione, perfetta inquadratura, chissà che computer hai, aspetta un attimo, non lo diciamo per non fare pubblicità. E dicevo, tu se non sbaglio, vabbè, oltre ad avere una lunghissima storia di militanza radicale, e in questo momento sei impegnato con il Movimento per la Vita Indipendente, credo ancora, giusto? Sì, aspetta che abbasso il volume. Sì, devi escludere l'audio della web TV. Fatto, credo di averlo fatto. Sì, il Movimento per la Vita Indipendente, giustamente riprendo anche il discorso di Gianni sul fatto che il mondo anglosassone ha saputo rispondere in maniera più laica forse a certe difficoltà, a certi problemi,
non a caso il Movimento per la Vita Indipendente è nato negli Stati Uniti d'America, precisamente a Berkeley negli anni 60, in un ambiente molto fertile dal punto di vista politico, era il mondo anche della contestazione, dei movimenti di liberazione, dei neri, dei gay, eccetera, e anche le persone con disabilità in quel contesto hanno voluto provare a vivere come gli altri e non essere trattati da emarginati, da disabili, appunto, da persone che non ce la fanno. Nell'università di Berkeley alcune persone con disabilità hanno chiesto di vivere liberamente e non essere costrette a vivere nell'ospedale, come succedeva fino a quel momento, e hanno chiesto un finanziamento per gestire in proprio delle persone che potessero aiutarli nelle loro difficoltà, chiamandoli assistenti personali. Questa cosa, dopo un po' di battaglie, è passata, hanno avuto questo tipo di supporto e hanno potuto dimostrare che loro non erano malati, erano persone che avevano bisogno di un aiuto in alcune ore della giornata o anche in tutte le ore della giornata, a seconda del grado e del livello di disabilità che avevano, e grazie a queste persone che venivano da loro pagate, istruite e selezionate, potevano vivere alla pari con gli altri, muovendosi, spostandosi nella città, andando alle lezioni nel campus come tutti gli altri e così via. Questo è il principio fondamentale della vita indipendente, quella di poter autogestire una o più persone che possano fare quello che la persona con disabilità non può fare fisicamente. Dopodiché ci sono tutte le tecniche per arrivare a questo, ci sono... Io ricordo, scusa se ti interrompo, John, qualche anno fa, ti ricordi, partecipai, veni come tecnico di Radio Radicale a registrare una delle vostre, non ricordo se fosse un congresso o un'assemblea vicino a Pordenone, mi pare fosse nel 2004, Spilimbergo. Esatto, che mi ricordo fu per me un'esperienza molto bella perché approfondì tutta una serie di tematiche, qui comunque avevo una mia idea, avendo anch'io vissuto per motivi familiari la disabilità in casa, no? Tutte le dinamiche che da questo sono coinvolte. Però ti voglio fare la stessa domanda che ho fatto prima a Gianni, cioè in che misura, innanzitutto complimenti per l'associazione, perché secondo me proprio dal concetto di vita indipendente, come già ti dissi allora, che bisogna partire per veramente superare il concetto di disabilità, quindi è più corretto parlare di vita indipendente. A questo punto l'indipendenza nella vita si conquista e ha talmente tante sfaccettature, perché voglio vedere, per chi non è un interesse procurarsi una vita indipendente, non è un interesse procurarsi una vita indipendente. Voglio farti la stessa domanda che ho fatto prima a Gianni. Secondo te, in che misura è la stessa persona disabile che per le cause più eterogenee, alcune diciamo soggettive, altre oggettive, alcune che provengono dall'interno, altre che sono condizionate dall'esterno, quando è lo stesso cosiddetto disabile a non accettarsi, a non accettare il proprio ruolo nella società? Cioè la violenza delle discriminazioni è così forte da arrivare addirittura a determinare nella singola persona anche la negazione di se stessa? Che ne pensi? Come già risposto prima, direi che si deve distinguere tra chi nasce con delle disabilità e chi invece ci si ritrova nell'età magari adulta. Chi ci nasce, a quel che so io almeno di solito, si accetta, nel senso che quella è la sua realtà, la sua vita, il suo modo di essere, e quindi si mette in relazione con gli altri a partire da un suo schema corporeo e psicologico, che è lui, non è che fa differenze in qualche modo. Semmai le differenze vengono fuori poi dal mondo che lo discrimina, lo mette da parte, tende a escluderlo in qualche modo e a fargli capire che lui è, appunto, fra virgolette, un diverso. Per chi invece ha delle disabilità acquisite, può capitare, capita anche spesso, a quel che so, che ci siano dei rifiuti. Uno si ritrova a perdere un importante componente della sua autonomia, autosufficienza, della sua capacità di agire nel mondo. Prima correva, saltava, faceva cose, eccetera, e dopo non può farlo più, e quindi può capitare che ci sia questo rifiuto che può portare anche al suicidio in certi casi, ma che, diciamo, più spesso porta semplicemente all'escludersi
dai rapporti, porta a tapparsi in casa, a guardare tutto il giorno la televisione o cose del genere, insomma, ad annullare la propria esistenza in una forma di lenta agonia fino alla morte. Ah, certo. E John, in questo momento in cosa sei impegnato in particolare? In quale attività in particolare è impegnata la tua associazione? Abbiamo appena fatto un'assemblea a Torino, nella quale si vuole, diciamo così, rilanciare l'attività di Energy Italia, che è una delle associazioni che si muove su questo campo, e quella che dovrebbe in qualche modo costituire una specie di movimento italiano, nazionale, che coordina e raccoglie tutte le realtà che si sono formate sul territorio in questi anni. Dopo l'assemblea che tu ricordavi di Strindbergo, ci sono state altre due assemblee, una a Lignano, sempre vicino qui a Udine, e una a Roma, con la quale in qualche modo si è capito che è più importante lavorare nelle realtà locali. Stanno fiorendo organizzazioni in giro per l'Italia, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e altre, nel Lazio e così via, che hanno fatto un egregio lavoro, ciascuna con le proprie pubbliche amministrazioni, il governo regionale e così via, e che sono riuscite spesso, e talvolta no, anche a ottenere dei risultati e a vedersi finanziare appunto questo tipo di servizio, cioè dell'assistenza personale autogestita e autodeterminata. Poi il federalismo è sempre più importante agire a livello locale che a livello nazionale. Però abbiamo anche visto in quest'ultimo periodo che una decisione del governo, improvvida in questo caso, metteva a rischio molte delle conquiste fatte negli anni precedenti, e che quindi forse è necessario ancora che il movimento per la vita indipendente agisca a livello nazionale per difendere le proprie idee e le proprie proposte. E quindi in questa assemblea di Torino abbiamo cercato di rilanciare un po' il movimento nazionale e vedere se è possibile ricondensare le attività che si svolgono a livello delle varie regioni in un nucleo che poi possa agire Bene, Giorno, un'altra cosa importante: se tu potessi in questo momento essere in Parlamento, tra tutte le proposte di legge che riguardano le persone cosiddette disabili, quale metteresti per prima all'ordine del giorno? Quali sarebbero le tre proposte, anzi, che metteresti subito, per cui vi è urgenza? Allora, l'iniziativa che è stata fatta il 7 di luglio a Roma ha portato, tra virgolette, una vittoria. Mi sentite? Sì, benissimo. Ah, ecco bene. Nel senso che il governo ha ritirato le proposte, come dicevo prima, improvvide, che restringevano di molto le provvidenze per alcuni tipi di disabilità e così via. Questa vittoria è stata ottenuta grazie a un prezzo piuttosto salato, e cioè il fatto di muovere migliaia di persone da tutta Italia, e grazie al lavoro delle federazioni nazionali della FINDE, della FAN, che hanno lavorato su questo, sono riusciti a smuovere un po' l'atteggiamento appiattito su Tremonti e a far cambiare queste proposte e farle annullare del tutto in alcuni casi. Quindi quello che io dico, quello che siamo riusciti a fare in migliaia di persone davanti al Montecitorio il 7 di luglio, fra l'altro ha partecipato anche Marco Cappato alla manifestazione, è intervenuto a nome della Federazione Coscioni, è quello di mantenere lo status quo, che però è veramente un status quo molto 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 limitato. Le persone con disabilità in Italia avrebbero bisogno invece di un grosso risarcimento per tutto quello che lo Stato non si è premurato di offrirgli in questi decenni, per non dire secoli, e quindi bisognerebbe andare oltre questa cosa. Tanto per dire, insomma, un assegno di accompagnamento, termine in sé che sarebbe comunque da cambiare,
che provvede a 400-500 euro al mese per una persona che non può fare praticamente niente da sola, sono ridicoli, perché un qualsiasi assistente personale, anche uno solo, che quindi possa lavorare solamente più o meno 8 ore al giorno, che non abbia diritto a ferie, malattie, che non possa assentarsi dal lavoro praticamente mai, costa più o meno 1.500 euro al mese. Oggi il peso è totalmente o quasi sulle famiglie, che pagano di tasca loro, o con la presenza costante di un membro della famiglia che dà assistenza e che quindi a sua volta non può lavorare, non può avere una vita propria, non può farsi una pensione e così via, e diventerà a sua volta un assistito sociale nel futuro, oppure le persone vengono internate in istituti, centri più o meno umani, più o meno in qualche modo accettabili, dalla situazione veramente totale in cui non si può neanche uscire, alle varie comunità che cercano di condividere le risorse scarse che vengono loro assegnate. Ecco, io credo che ci sarebbe bisogno di un grosso risarcimento. Ora, non conosco le proposte di legge depositate in Parlamento, ce n'è una che conosco sulla vita indipendente, che condivido per probabilmente il 90-95%, quindi potrebbe essere un buon inizio. Altre probabilmente ce ne saranno di importanti che io di cui non so, ma sicuramente credo che vada impostato un discorso proprio sul risarcimento dei danni subiti da queste persone che non sono colpevoli di reati, che non sono indagate per cose che hanno fatto di male nella loro vita, ma semplicemente non hanno avuto riconoscimento di quello che la nostra Costituzione prevede, no? Si regge come una litania ormai, lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli a una vita decente, dignitosa, eccetera, articolo 3. Ecco, lo Stato ha svolto questo compito finora molto, molto male. Ok, John, se sei d'accordo, scusate, un colpo di tosse, dovete abituarvi anche a questo colpo di a questi colpi di tosse. Metto in collegamento, se sei d'accordo, John, anche per fare una conversazione a tre in quest'ultimo quarto d'ora che ci resta prima di lasciare la parola a Salvatore Antonacci per la rassegna stampa internazionale, anche Gianni Colacione, perché così facciamo un'interazione a tre. Ecco, lo metto in linea. Ci sei, Gianni? Sì, sì, sono qua. Ok, c'è anche John. Perfetto, quindi, ciao. Vi siete salutati a vicenda. Quindi volevo dire, cosa ve ne pare di questa, cioè secondo voi quali spazi potrebbe dare TV Radicale alle tutte le problematiche riguardanti la cosiddetta disabilità? Cioè, quale format potremmo immaginare, oltre a quello del chiaramente dell'accesso da parte delle associazioni come quella di John, ma quale altro modo potremmo inventarci per dare maggiore risalto e maggiore ricchezza di informazione su questo tema, di informazioni su questo tema? Prego Gianni, prima te. Ma dunque, intanto bisognerebbe, secondo me, fare anche, diciamo, delle proposte, perché purtroppo le proposte da un punto di vista di revisioni legislative, purtroppo in questo settore, come sempre, in Italia non si smentisce su nulla, ci sta un po' una giungla, nel senso che ci sono molte leggi ovviamente inapplicate che potrebbero essere accorpate in testi unici e sintetizzate, anche per facilitare e quindi, diciamo, nell'economia generale combattere meglio la discriminazione, e facilitare anche il datore di lavoro che possa avere, diciamo, dei testi semplici, intellegibili, su cui agire, su cui poter capire quali sono le cose che deve, che non deve, o quando poi dopo appunto va nella si va nella tolleranza, nel favore, nel ciò che non è dovuto ma è elargito così, eccetera. Questo potrebbe essere già un'idea di una revisione legislativa con un'unificazione, e poi soprattutto l'aggiornamento a quelli che sono gli standard europei, almeno europei. Non so se ci siano ancora dei blocchi, per esempio per quanto riguarda l'assunzione nelle quelle che sono le forze di polizia, forze armate, eccetera, insomma tutti i compiti sedentari da ufficio potrebbero essere
degli spazi anche in quel caso in cui potrebbero accedere i disabili. Dietro a un tavolo un disabile può fare tutto, insomma, basta esserci una sedia, in certi casi non serve neanche quella, insomma. Penso che per esempio potrebbe essere questa. John, a te la parola. Intanto ho messo in sovraimpressione il sito www.enil.it. Ti ringrazio. Non so se ci sia un'attività precisa che si possa fare. Io penso che si potrebbe parlare di storie di persone, non facendone come il solito il caso umano su cui spendere la lacrimuccia del caso, ma quello di raccontare come le persone con disabilità siano tutt'altro che deboli e fragili, ma in questo mondo che gli rende difficile vivere, siano fortissime a superare le loro difficoltà e a cercare di comunque avere una propria visione, una propria presenza nel mondo, perché può essere quanto più interessante, importante, eccetera, possibile, e che in qualche modo possa far capire che queste persone sono in realtà delle enormi risorse per la società, appunto perché sono state addestrate con una ferocia piuttosto unica a resistere, come diceva qualcuno, e a cercare comunque di ottenere quello che è possibile da una struttura che spesso non gli consente poco. Quindi ecco, una cosa che potrebbe fare questa TV radicale è quella, secondo me, di fare dei servizi, di raccontare delle storie, e da queste partire per fare poi delle proposte politiche. C'è Maria Antonietta Coscioni che su queste cose ci lavora tutti i giorni, c'è Marco Cappato e così via. Pronto, John? Bene, sì. Sì? John? Gianni, mi senti? Sì. Ti sento. John? Ci sono, io ci sono. Ah, ok, perché sentivo male improvvisamente. Allora mi chiedevo, Gianni? C'è Gianni anche? Sì, sì, sono qua. Ok, quindi era un problema, non sentivo più bene John. E quindi mi sono perso l'ultimo passaggio. Dicevi di TV radicale che potrebbe servire per creare documentazione, e poi mi sei interrotto, non ho sentito più nulla. Quindi se puoi riprendere un attimo il filo? Sì, per raccontare storie di persone che dimostrano di essere molto forti nella loro debolezza, cioè che dimostrano di riuscire a vivere e magari anche a lavorare, a fare delle cose o essere presenti nella società a prescindere dalle difficoltà proprie, ma soprattutto da quelle imposte da altri. Una delle cose che dicevamo anni fa era che il termine handicappato andava inteso come participio passato e non come bella questa, veramente bella. Penso che questa, guarda, sia la frase, forse una delle frasi che bisogna incastonare, perché veramente a chiusura probabilmente quello che è la ciliegina di tutto il discorso che abbiamo fatto è proprio questo: intendere il termine handicappato, come hai detto te, al participio passato. Questo è la chiave di tutto, secondo me, e speriamo che non sia anche un participio futuro. Infatti. Ragazzi, io vi ringrazio, siete stati tutti e due gentilissimi. Sicuramente io spero che ci saranno altre occasioni, anzi sicuramente ci saranno, sia con Gianni, che ormai è entrato a far parte dello staff di TV Radicale, e spero che anche John voglia collaborare con noi, ma magari ne parleremo poi in privata sede. Salutiamo John Fischetti e Gianni Colacione, e si chiude qui il punto della rubrica sulla disabilità. Disabile chi? Era il titolo. E non è un caso, ormai il titolo forse fu più azzeccato, perché abbiamo proprio sciolinato tutti i motivi per cui in realtà disabili lo siamo tutti o non è nessuno. Ragazzi, vi saluto e ci rivediamo in una prossima occasione. Ecco, ritorniamo. Grazie a voi, ragazzi. Ecco, ritorniamo in studio, che poi sarebbe la mia camera, lo studio. E mandiamo un attimo uno spot per della durata di un minuto e mezzo. E poi parte la rassegna stampa internazionale con Salvatore Antonacci, che è appena arrivato. Anzi, affacciati Salvatore, fatti vedere.
fatti vedere, cioè, abbiamo un ospite nei nostri studi che è Salvatore Antonacci, questa è la telecamera. Ok, mandiamo uno spot di un minuto, concordiamo un attimo come procedere con la trasmissione e liberiamo la scena.